Ciao ragazzi, allora un video veloce, è appena finita Sampdoria-Napoli, volevo dire due parole su questa partita. L'ho vista con diretta gol, quindi ho visto tutto. La Sampdoria ha strapazzato il Napoli con un 3-0 incredibile, la doppietta di De Frel e poi con la magia favolosa di Quagliarella a chiudere la partita. C'è poco da dire in realtà sulla partita in sé. Il Napoli non ha praticamente giocato, nel secondo tempo è entrato con un altro piglio, ma ha fatto fatica. L'impressione che ho avuto io col Milan e con la Lazio era stata che se avesse trovato altre squadre invece che Lazio e Milan, probabilmente la partita non la raddrizzava. E questa mia impressione stasera ha trovato sfogo, nel senso che si è visto proprio che il Napoli sta facendo fatica su ogni cosa, sbaglia completamente i primi tempi, va sotto perennemente e non sempre gli va bene. E oggi è andata direi malissimo, cioè, c'è stato anche Quagliarella che ha trovato quel gol veramente incredibile, e insomma, segno proprio di quando le cose non girano, non girano. E Napoli adesso si trova già staccato dalla Juve, è vero, a 3 punti, siamo all'inizio, però appunto siamo alla terza giornata, stare già a 3 punti dalla Juventus, che secondo me resta la squadra da battere, non è una buona notizia. Secondo me Ancelotti ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare oggi. In più sono entrati un As e Mertens, perché Insigne e Verdi hanno litigato, segno che c'è comunque qualcosa che non quadra all'interno dello spogliatoio. Verdi francamente imbarazzante, ma non per colpa sua, ma proprio perché è un giocatore da Bologna, da Chievo, da squadra che gioca in contropiede. Il Napoli non lo è, e in più quest'anno la difesa sembra avere degli scricchioli di più. Attenzione, perché sicuramente il calendario non era facile, però il Napoli adesso si trova già a 3 punti dalla Juve. Psicologicamente devono ritrovarsi, perché questo Napoli qua, si gioca come ha giocato oggi con la Sampdoria, non può pensare di fare una lotta alla Juve. Una Juve che, pur non brillando, con tutte le difficoltà che ha, si trova comunque già prima da sola in classifica, a meno che la Spal adesso non batta il Torino. E quindi, cioè, fa già capire, insomma, che tutte le big hanno già trovato qualche difficoltà. E quindi, ragazzi, cioè, la Juve ha battuto il Chievo a Verona, ha battuto la Lazio in casa e ha battuto il Parma fuori. Se devo vedere il calendario, la differenza è Chievo e Milan per la prima giornata, perché poi secondo me Parma e Sampdoria, sì, Sampdoria è un pochino più difficile, ma giocare al Tardini non è facile, se ne accorgerà anche il Napoli. E la Lazio l'hanno affrontata sia la Juve che il Napoli, quindi francamente, boh. Adesso la Juve avrà una partita difficile, perché giocherà, adesso dopo la sosta purtroppo, giocherà contro il Sassuolo, che credo che sia la squadra che sta giocando il calcio migliore attualmente. Veramente sta facendo delle gran partite, anche oggi ha vinto 5-3, è una squadra da non sottovalutare assolutamente. Lì secondo me si vedranno diverse cose. E vediamo, insomma, la prossima giornata potrebbe essere molto 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 interessante. Quindi ragazzi, io fossi un tifoso del Napoli non sarei tranquillissimo, però insomma non ne farei una tragedia immane, però due domandine me le farei. Ora io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!